Buongiorno, sono Giorgio Zito, il coordinatore della UILM di Venegono, Leonardo Velivoli. Oggi ci troviamo qua per manifestare per il contratto metalmeccanico, scaduto da un anno. Siamo consapevoli del momento complicato e ci muoviamo con il massimo della responsabilità. Insieme agli altri delegati dell'RSU siamo qui con i nostri colori, le nostre bandiere per manifestare nella massima sicurezza col distanziamento che oggi purtroppo dobbiamo attenerci. Siamo qui per difendere l'occupazione e difendere i nostri diritti e rilanciare la nostra industria metalmeccanica. Chiediamo aumenti salariali, welfare e anche l'elemento perequativo per l'industria metalmeccanica. Buongiorno, sono Manuca Salvatore, divisione Leonardo Velivoli Venegono, sono un RLS e un RSU. Siamo qua oggi in questa giornata particolare per manifestare il nostro dissenso al rinnovo del contratto nazionale, che per noi è molto fondamentale. Fondamentale per molti motivi, perché non si parla solo di aumenti salariali, ma c'è dietro un discorso di contrattazioni, salute e sicurezza, stabilire e salvaguardare l'occupazione, migliorare le competenze professionali e tante altre cose. Contrattare lo smart working e tempi vita lavoro. Oggi è una giornata molto particolare, siamo qua con la massima responsabilità, con le massime istanze perché è il Covid e cercheremo di dare il massimo contributo per riuscire in questo sciopero. Grazie. Buongiorno, io sono Fabio De Rosa, sono un RSU della divisione elicotteri di Cascina Costa, nonché anche il coordinatore della provincia di Varese per quanto riguarda Leonardo, sempre elicotteri. Noi riteniamo che in questo momento sia necessario riallacciare il rapporto con i lavoratori e lo abbiamo fatto con tutte le assemblee che siamo riusciti con determinazione e molta responsabilità a mettere in campo, con l'impegno di tutte le RSU dei vari siti. Sono riuscite, c'è stata una buona partecipazione, sono state anche molto molto sentite da parte di alcuni dei lavoratori che ci hanno fatto domande anche importanti, tipo come si fa a fare sciopero in smart working, che in questo periodo risulta essere, come dire, una situazione inedita e nella quale sicuramente noi abbiamo dato la risposta. E questo rapporto che abbiamo riallacciato con i lavoratori è necessario perché oggi abbiamo due vertenze importanti per quanto riguarda soprattutto questa azienda che è Leonardo: uno è il contratto nazionale, due è il nostro contratto integrativo. Uno subisce l'influenza dell'altro perché chiaramente Leonardo è l'azienda più grande all'interno di Federmeccanica e di conseguenza uno ha stoppato l'altro. Riteniamo sicuramente inaccettabile quello che ha detto Federmeccanica, cioè l'impossibilità di trattare sulla parte economica. Lavoratori metalmeccanici sono quelli che sostengono questo paese. Hanno tenuto in piedi tutto anche nel periodo più difficile. Siamo riusciti a determinare la loro capacità di poter portare avanti tutte le produzioni con i protocolli, con le mascherine, con gli igienizzanti, con le segregazioni dei reparti. Di conseguenza, un dignitoso aumento è il minimo che possa avvenire in questa fase. Presidente Bonomi deve ascoltarci, deve tornare al tavolo, insieme ovviamente a Federmeccanica, e dare una risposta ai lavoratori che oggi stanno manifestando e che oggi sono fuori dalle fabbriche, sperando in una risposta, speriamo anche in tempi brevi. Grazie.